A sud delle Alpi si va ad approfondire un minimo depressionario alimentato da aria sempre più fredda di origine artica. Vari impulsi perturbati in arrivo da sud-ovest vanno a interessare la nostra provincia, con rovesci intermittenti, neve in calo sulle prealpi fino a quote basse. Venerdì, nella prima parte della mattinata, ultime precipitazioni nevose oltre 1300 metri. Nelle ore centrali della giornata, parziali schiarite in pianura. Sulla fascia prealpina il cielo rimarrà nuvoloso. Dalla tarda serata, nuovo impulso perturbato che porterà altri 5-15 mm di pioggia e neve in montagna, al limite in calo sui 900 metri. Temperature in flessione dalla sera, sabato 27 all'alba, ultimi fenomeni in esaurimento sulle prealpi, nevosi oltre gli 800 metri, temporanee schiarite le vedremo nel primo pomeriggio, dureranno poco perché dalla sera un nuovo deciso fronte perturbato porterà pioggia in pianura e neve sui rilievi, inizialmente sopra gli 8-900 metri, in calo la notte sui 600 metri. Nelle vallate chiuse, in caso di precipitazioni insistenti, la neve potrà raggiungere i 4-500 millimetri, soprattutto nel Vicentino nord-occidentale, attesi 10 mm di pioggia, altrettanti centimetri di neve sopra i 1000 metri. Domenica mattinata variabile, a tratti instabile, possibili rovesci di neve sopra i 400 metri. In pianura ci saranno precipitazioni, non si escludono episodi di pioggia misti a neve. Schiarite via via sempre più ampie verso sera, temperature in sensibile calo. Fino a mercoledì il tempo sul Vicentino sarà sereno, poco nuvoloso, temperature in crollo. Giovedì una rapida perturbazione da nord-ovest andrà a sfiorare il nostro territorio con possibili precipitazioni nevose a bassa quota.